Ancora una volta Teggiano si è vestita a festa per celebrare San Cono, il santo patrono del comune valdianese. I solenni festeggiamenti si sono svolti il 27 settembre, data nella quale si ricorda la traslazione delle ossa del santo dall'abbazia di Santa Maria di Cadossa a Montesano sulla Marcellana al paese di Teggiano. Quest'anno ricorre il 762° anniversario della traslazione. Era il 1261, infatti, quando le sue ossa vennero ritrovate a Cadossa e trasportate su un carro trainato da buoi in direzione della città che gli diede i natali. La messa solenne è stata officiata da Sua Eccellenza Padre Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, coadiuvato dal parroco Don Donato Romano e da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Pio Tamburrino, al suo 25° anno di ordinazione episcopale. Le celebrazioni religiose sono state poi seguite dalla processione, un momento che da sempre vede la numerosa partecipazione di fedeli provenienti da Teggiano e dai paesi limitrofi. La processione si è snodata per diverse strade del paese, concedendosi anche un momento di raccoglimento presso la chiesa della Santissima Annunziata, luogo nel quale è possibile ammirare un affresco del santo negli abiti del suo ordine religioso di appartenenza, quello dei Benedettini. Al termine dei festeggiamenti, la statua settecentesca è stata riaccompagnata nella cattedrale di Santa Maria Maggiore, dove i fedeli si sono riuniti per un ultimo saluto al santo, protettore di Teggiano, che continua a essere oggetto di una devozione molto forte.